parte base ci raccoglie Rossini, Giannelli arma Decoy. Al centro passa Sbertoli, poi Trento può ricostruire ancora con Decoy, ancora il muro di Milano, ancora Coy, passa il muro ma recupera Basic. Attacco affidato a Marra, ricostruisce Milano, ancora con Marra, tocca il muro, c'è Micheletto. Giannelli cambia gioco, va su Nimire, poi arriva ancora Matteo Piano, questa volta con il muro, a mettere giù il 2-0. Molto bravi qui i giocatori di Milano nell'impostare l'azione con primo e secondo tocco, belle difese, belle coperture e alla fine questo muro vincente a chiudere l'azione. 2-0 Milano. Simone Giannelli, Marra, poi attacco di base in centro. Molto rapida questa palla in quattro da parte di Sbertoli, bravo Basic ad evitare il muro a uno di Nimir che era molto invadente, stretto la diagonale. 7-6, Ishikawa al servizio. Raccoglie Basic, poi l'attacco al centro di Matteo Piano, ancora Micheletto, poi Rossini. Coglie, questa volta arriva il gran muro di Matteo Piano. Sì, si è riscattato con il muro perché ha avuto due occasioni per mettere a terra il pallone, diciamo che soprattutto la seconda, quando senza muro si è fatto difendere, non era stata gestita al meglio, però appunto si è riscattato poi sull'attacco di Coi. 8 pari, base già servizio per Milano. Tagliata da 1-1 verso Ishikawa che ripropone. Ishikawa, poi l'attacco da seconda linea di Mar. Molto efficace la pipe di Milano, già giocata per 3 volte e a segno in tutte e 3 le occasioni. 14-17, Ishikawa servizio ora. Al servizio. Dall'altra parte ora parte Basic, tocca il nastro poi Coy, Giannelli al centro per Lisinac, il muro ma c'è la difesa di Rossini, free ball per Milano che se la gioca in pipe, ancora Basic, 17° punto Milano si per è rifatta sotto, due break abbastanza ravvicinati, la quarta pipe giocata da Sbertoli, ancora una volta a segno. Non c'è comunque richiesta di timeout da parte di Lorenzetti, si continua a giocare. 17-18, allora ancora Luka Basic. E si ripartirà dalla battuta di Mar su Coy. Ci prova Simone a recuperarla, ma è subito un ace per Milano. Palla corta, presa resico Sbertoli per Ishikawa, scatenato in questa prima fase di secondo set. Gioca una palla molto rapida Sbertoli con il suo schiacciatore. Colpo in diagonale sul leggero ritardo del centrale di Trento. E va Coy, anche lui spinge, cerca Ishikawa al centro, Pedamerni qui, punto del centrale, 9-14. Nonostante l'ottima assistenza di Giannelli, si riscatta qui Kocamerdik dopo l'errore precedente, anche nel suo caso. Colpo anticipato con il muro di Trento che sta ancora salendo e la palla che schizza via. Intanto c'è Podrašanin al servizio, raccoglie Marra, ancora l'attaccante dalla seconda linea riesce a spiazzare la difesa di Trento. Palla corta, non si lascia beffare Kocamerdik, che poi Ishikawa e questa volta Milano riesce a togliere subito l'insidioso servizio a Lisinac. Raccoglie Micheletto proprio sulla testa di Simone Giannelli, poi Coy che si fa murare, se la prende con se stesso Micheletto, chiede scusa ai compagni, forse si poteva recuperare. Sì, si poteva fare qualcosa in più avrebbe potuto fare anche Coy che aveva tutte le traiettorie a disposizione contro il muro a uno di Sbertoli. È un break per Milano che non si vedeva da inizio. Pronto a tornare al servizio di mira.
altra gran palla è Ishikawa, in questo caso la seconda è Di Mar, va morbido Weber, raccoglie Simone Giannelli, Rossini in bagarre per Nimir, Weber, Bertoli per Mar, sul muro di Trento, la copertura del palleggiatore, la seconda difesa Risi che in bagarre arma Steven Mar, la difesa di Rossini, poi Nimir tiene in gioco ancora Milano con Weber, Mar sul muro di Trento e arriva il punto dell'Allianz 3-3. Brava qui Milano ad avere pazienza perché nel corso dell'azione si è trovata ad attaccare 3-4 palloni, tutti veramente difficili, palle alte contro il muro di Trento schierato. Bravi ad avere pazienza nelle prime occasioni e bravo sull'ultima palla con un colpo un po' più deciso, alto sulle mani del muro, Maro. Mar raccoglie con una mano Ishikawa, poi chiamato in causa anche in attacco, tiene in gioco Trento, free ball per Milano, vediamo cosa esce dal cappello, grande recupero dell'Itas, altra free ball per Milano e questa volta Weber riesce a chiudere l'azione. Bello scambio questo. Ottimo il recupero di cortesia in tuffo. E Weber al secondo tentativo chiude l'azione. Matteo Piano e va al servizio proprio Svracko di Sinazza. Mar poi l'arrivo della seconda linea di Ishikawa proprio tra le gambe di Sperotto. 14-21. A servizio Weber.